saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Pacini Editore dal titolo Dante e Pisa, Lingua, Arte e Storia di Fabrizio Franceschini, che abbiamo il grande piacere di avere nostro gradito ospite e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci possa parlare di questo interessante volume. Ringrazio. E quindi lascio subito, come mia abitudine, la parola al professor Franceschini perché ci parli di questo interessante volume. Prego, professore, a lei. Ringrazio gli amici di Italia Medievale per questa opportunità, consapevole che parla un pubblico vasto, variegato, ma interessatissimo ai tanti aspetti del nostro medioevo. Parliamo di Dante, Medioevo e tardo Medioevo, e di una storia che, come raccontata in questo libro, vuole riservare molte sorprese. Quando uno pensa a Dante e Pisa, il titolo del volume, pensa alla invettiva, alla maledizione di Dante, Pisa, il vituperio delle genti e alla vocazione alle isole della Caprara e della Gorgona, che proprio l'alluvione, l'allagamento di Pisa. E su questo stereotipo di Dante, nemico di Pisa, si è costruito una tradizione che anche a Pisa ha portato a molte composizioni vernacolari, Dante, Fiorentini. In realtà, per la Pisa del tardo Medioevo, Dante è stato uno dei massimi riferimenti culturali e le più grandi personalità sul piano politico e culturale di Pisa hanno fatto del culto di Dante uno degli elementi caratterizzanti della Pisa seicentesca. Uno dei più grandi interpreti di Dante è Guido da Pisa, un carmelitano, che scrive un commento già negli anni 20 in latino, che negli anni 30 scrive un amplissimo commento latino all'Inferno dedicato a una grande personalità di Genova, Lucano Spinola, e qui crolla un altro mito. Genova e Pisa, nemici mortali, nel mentre si fa una trattativa tra Pisa e Genova, cui Lucano Spinola, l'animatore, Guido da Pisa pubblica questo commento e lo dedica proprio a Spinola. E la immagine che vedete a schermo è un bellissimo manoscritto. La Biblioteca Nazionale di Firenze mostra nella P Cipitalia, verso Poca Favilla, Gran Fiamma Seconda, Francesco D'Abbutti in cattedra che spiega al pubblico pisano di autorità, politici, intellettuali, la commedia di Dante. Nell'ultimo decennio del Trecento, sotto Pietro Gambacorte prima e Jacopo D'Appiano poi, con cui Buti ebbe ottimi rapporti, tutti e due, nonostante che due poi siano andati a conflitto, per Pisa la illustrazione e la valorizzazione di Dante è un elemento essenziale, assolutamente essenziale. Allora, quello che qui si vuole mostrare è intanto che nella commedia di Dante, questo è il primo capitolo, non c'è solo Ugolino, l'arcivescovo Ruggeri, il 33esimo dell'Inferno. Ci sono altre figure importanti. Nino Visconti, che è una delle figure dominanti nel Purgatorio, giudice di Gallura e protagonista di vicende di Pisa nel tardo 200, il quale, coetaneo di Dante, grandissimo amico di Dante, protagonista con Dante, bellissimo incontro, carico di emozione e di poesia. E c'è anche nello stesso Purgatorio Marzucco Scornigiani e la rievocazione del figlio di Marzucco, Piano Scornigiani. Scornigiani era alleati e parenti di Visconti, e Gano fu fatto uccidere dal conte Ugolino. Ugolino è all'inferno, ma la parte dei Visconti e la parte Scornigiani è in Purgatorio. Lo stesso Francesco D'Abbutti, producendosi in un'interpretazione un po' spericolata, diciamo, giunge a dire, molte riserve, dicendo ai lettori,
guardate che forse sto esagerando, lo dice apertamente, che non solo la Matelda che Dante incontra nel suo percorso ultramondano è Matilde di Canossa, ma che persino la Beatrice, cui Dante parla, certo, è la figlia di Portinari, ma potrebbe anche evocare la figura di Beatrice di Canossa, cioè la madre di Matilde, sepolta, grande arca, prodigioso sarcofago romano che ancora si ammira, il Camposanto di Pisa, che era, potete vedere, eccolo qua, bella mostra all'esterno del Duomo di Pisa. Quindi praticamente c'è un inferno, ma anche un purgatorio e un paradiso persino dove Pisa ha spazio. E accanto alle figure ci sono le parole. Il secondo capitolo del libro è dedicato a una serie di parole, in particolare le parole che figurano nel 33° canto dell'Inferno, dove lo studente ci parla dei monti. Qui possiamo vedere Lucca non ponno e leggo, è il sogno del conte Ugolino, Ugolino lo narra Dante. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e lupicini al monte perché possiamo vederlo. Allora, qui c'è un intreccio importante, donno e ponno. Il conte Ugolino non era solo, è stato podestà di Pisa, era anche Dominus sexte partis, regni calarità, cioè donno, Dominus equivale a donno, della sesta parte del giudicato regno di Sardegna, siccome Nino Visconti era iudex Gallura, cioè giudice, signore, re, donno della Gallura, ma era anche Dominus di una sesta parte del regno cagliaritano. Ci sono quei famosi versi del canto 21°, si parla di frate Gomita, quel di Gallura vaser d'ogni froda che ebbe nemici di suo donno. Il donno di Gomita e di Michele Zanche era proprio, cioè il padrone, il signore, era proprio Nino Visconti. Quindi c'è una parola, donno, che costituisce un punto della Sardegna perché i grandi protagonisti della Commedia di Dante, pisane, sono anche signori. E ponno è una forma tipicamente pisana, e Dante lo sapeva bene, e nella De Vulgari Eloquentia cita come esempio di pisano un verso, una frase, bene andonno, difatti, difanti, di Fiorenza, per Pisa. E persino Capraia, direttiva muovasi la Capraia, che sembra una parola così come dire Modena è innocente. Tutti pensiamo che Capraia e Gorgona siano due isole che si chiamano Capraia e Gorgona. No, se si prendono i manoscritti della Commedia di Dante stesi a Firenze, i commenti degli anni 1330-1340, primo, i copisti fiorentini non usano mai la parola Capraia, ma parole tipo Cavrara, Cabrara, Cravara, prese dal genovese sostanzialmente, dalla città alleata a Firenze con tutti. E i commentatori, come l'ottimo commentatore fiorentino Andrea Lancio e altri, dicono che questa Capraia e la Gorgona sono montagne, sono poggi, sono promontori, cioè da testi praticamente coevi a Dante, qualche anno dopo da persone che avevano conosciuto personalmente Dante, risulta che a Firenze non c'era un'idea di cosa fossero questo Capraia e Gorgona. E dov'è che Dante ha preso questo? Dante partecipò con Nino Visconti a una grande campagna militare contro Pisa, nella quale uno degli episodi fu la conquista del castello di Caprona, che viene giustamente ricordato da Dante. Ricorda i fanti patteggiati che uscivano, essendosi arresi dal castello di Caprona, un po' come tutti i
paurosi che i nemici li aggredissero, come Dante era pauroso che i diavoli di Malebolgia li aggredissero. E in questa campagna Dante è stato con le truppe, diciamo, dei fuoriusciti pisani, con le truppe fiorentine e lucchesi alla conquista dei Monti Pisani e la vetta di questi monti, quelli proprio ricordati nel 33esimo, i Pisani del Lucca non ponno. Dalla Verruca si vede bene la Capraia. E la parola Capraia è una parola che Dante ha preso dai Pisani. Si potrebbe, diciamo, continuare a lungo, ma diciamo, la intelaiatura dei primi due capitoli si basa sulle figure pisane all'interno della Commedia di Dante e sulle parole pisane all'interno sempre del. Devo continuare? Direi di sì, direi di sì, perché. Allora, a questo punto passiamo alla seconda parte, se si vuole, del libro, non senza aver fatto un piccolo commento, una chiosa a quanto detto finora sul dipinto che vedete in basso. È Sant'Orsola salvata dalla Vergine, Pisa. Salvata Sant'Orsola, salva Pisa dalle acque. Sulla destra si vede lo stuolo delle vergini che, capeggiate da Sant'Orsola, furono martirizzate. Vedete, tanti bellissimi dipinti. Bene, qui vediamo Sant'Orsola con una bandiera che la identifica come tale, che solleva una fanciulla. La cui veste è intessuta di aquile, ai segni reali di Pisa, da un mare tutto pieno di pesci. Non è un fiume, ma un mare, perché i pesci sono stati identificati come pesci marini. E quei due scogli da cui l'acqua sgorga possono essere identificati proprio come la Capraia e la Gorgona. Perché qual è il senso di questo? Fatto cenno prima che Francesco D'Abbutti pubblicò il suo commento, prima sotto Signore di Pisa, Pietro Gambacollo, e poi sotto Jacopo Dappiano. Perché c'è un primo? Perché il 21 ottobre 1392, festa di Sant'Orsola, cancelliere del comune di Pisa, Jacopo Dappiano organizzò un colpo di Stato contro il signore Pietro Gambacollo, che fu, eccolo qua, vedete questa vignetta in alto, ci fu uno scontro sul Ponte di Mezzo, questo è il codice delle cronache di Giovanni Sercambi, le armate, lo stuolo di Appiano ebbe la meglio, Pietro Gambacollo fu ucciso e nella vignetta sotto, sempre Sercambi, si vede che Jacopo Dappiano diventa signore di Pisa. Ebbene, nel mentre il Buti faceva il suo commento, veniva fatto questo dipinto, il cui significato è che Sant'Orsola, vero, quel colpo di Stato che fu fatto sotto l'egida di Sant'Orsola, ha salvato Pisa da cosa? Dall'alluvione che identifica e allude anche al fatto che, diciamo, Firenze era una minaccia impendente su Pisa. Ma veniamo davvero alla seconda parte. La seconda parte del libro è dedicata a un qualcosa di straordinario, assolutamente straordinario. Uno dei protagonisti della commedia di Dante, che lo troviamo nel Paradiso, quasi alla fine del Paradiso, è Enrico VII di Lussemburgo. Ricorderete le date, nato nel 1275, 10 anni dopo Dante, viene coronato re di Germania e dei Romani nel 1309 per l'Epifania, re d'Italia, Epifania nel 1311. E infine
San Pietro e Paolo, 29 giugno del 1312, coronato imperatore. Dante aspettava da Enrico VII una palingenesi. Gli scrive direttamente delle lettere con le quali lo invita a venire in Italia a fare piazza pulita, delle comuni riottosi e a piegare la potenza angioina e a ricondurre il papato nei suoi limiti. E dove sta appunto Enrico VII nell'architettura del poema dantesco? Faccio una domanda agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Quali sono quegli uomini protagonisti della storia che stanno nel più profondo dell'inferno? Sono, canto a Giuda, dottore di Cristo, ma che è una narrazione evangelica, sul piano, sulla scena della storia, Bruto e Cassio, traditori di Cesare. Qual è l'uomo non santo, non profeta, ma laico che sta più in alto nel paradiso? È Enrico VII, di cui Dante prefigura, è presunto 1300, l'assunzione nei più alti seggi dell'Empire. E quindi, se traditori di Cesare sono nel più basso dell'inferno, nel più alto del paradiso, il laico e personaggio storico che sta più in alto è proprio Enrico VII, un imperatore tradito perché Papa, che pure aveva salutato la sua coronazione, poi sotto la spinta delle Francie e della casata d'Angiò, di fatto abbandona Enrico VII. E nel mio volume c'è anche un ragionamento che può risultare interessante proprio anche agli appassionati di storia su 33esimo canto del Purgatorio. C'è una profezia nel 33esimo canto del Purgatorio e Dante dice: non sarà tutto tempo senza reda l'aquila, l'aquila imperiale, non rimarrà a lungo senza erede. Siamo nel 1300 e abbiamo appena visto, Enrico non è ancora nessuno, Enrico di Lussemburgo. Dante prefigura nel supposto 1300 che sia lui il messo di Dio che dovrà, messo di Dio che inciderà la furia con quel gigante che dovrà uccidere la cupiditas, l'attaccamento ai beni terreni della chiesa di Roma e di Avignone, che è legata al gigante che, secondo gli interpreti di Francia, o anche il re di Napoli, della stirpe angioina legata. Ebbene, dice Dante, che questa profezia prevede che questi eventi avverranno, che queste opportunità ci saranno al sicuro d'ogni intoppo e d'ogni sbarro. Ecco, questa parola, che può sembrare anche questa mia, sbarro, è una parola chiave. Se prendete qualsiasi cronaca relativa ai fatti dei primi 300, l'azione imperiale, o anche i libri dei conti tenuti in francese del corte di Enrico VII, una delle parole più frequenti è la parola sbarra, e non è una sbarra, come dire, metaforica, immaginaria. Il fatto è che il partito avverso Enrico VII, legato agli Angiò, sbarrò con una serie di sbarre, questa parola sbarra, 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 tempesta, tutti i tempi dell'epoca, l'accesso al Vaticano. E quindi il coronamento di Enrico VII avvenne non in San Pietro, ma in San Giovanni in Laterano, perché, diciamo, un esercito a lui avverso bloccava l'effetto. Allora, Dante, lo sappiamo bene, mette tanti papi all'inferno, ma forse è più impegnativo che mettere dei papi che ha creato all'inferno il collocare una persona nel 1300
data come vivente nel punto più alto del paradiso. È qualcosa di straordinario che trova un confronto in qualcosa di altrettanto straordinario, perché quello che vedete nell'immagine è il sarcofago di Enrico VII, opera del grande scultore senese Tino di Camaino. Attualmente il sarcofago si trova nel transetto meridionale del Duomo di Pisa. È stato a lungo nel Camposanto Monumentale, fu portato nel Duomo di Pisa, riportato nel Duomo di Pisa nel 1921, anniversario della morte di Dante, alla presenza del re d'Italia in una grande cerimonia. Fu riportato nel Duomo, fu posto in questa bellissima collocazione, ma nel transetto meridionale, ma il Duomo era la sua casa originale, perché da tutte le fonti sappiamo che questo monumento, Enrico VII, è stato collocato nell'abside e il monumento si elevava in alto fino a toccare quasi, partendo dalla base, questa grande raffigurazione a mosaico che presenta Cristo Pantocratore con San Giovanni, destra, opera di Cimabue del maestro Di Giotto, e con una Madonna. E praticamente il monumento di Enrico VII, nelle ricostruzioni più recenti, aveva una struttura di questo tipo. Si immagina che fosse su tre piani, un altare dedicato a San Bartolomeo, perché il giorno di morte di Enrico VII a Buonconvento era San Bartolomeo, il sarcofago e sopra il gruppo statuario. Torniamo ora alle immagini. Il gruppo statuario che vedete, che è stato ricomposto nel Museo dell'Opera. Qualche decennio fa è stata fatta un'opera di restauro dei dipinti che occupano oggi la tribuna, l'abside, e in quest'opera è venuto fuori qualcosa di importante, a cui accennavano anche in fondo, che non solo questo monumento funebre Enrico VII si innalzava sino a toccare quasi il Cristo Pantocrator. È proprio l'immagine di Dante, uomo Enrico VII messo a contatto quasi con la sommità di Dio. Ma tutto l'abside era decorato con aquile e altri simboli, aquile di due tipi, l'aquila imperiale e anche l'aquila che ancora oggi, diciamo, lo stemma dello Stato del Lussemburgo, che era lo stemma della casata del Lussemburgo. Praticamente l'abside, luogo più sacro e più intimo del Duomo di Pisa, era stato trasformato in un tempio dedicato a Enrico VII, con la stessa forza e con lo stesso, diciamo, capacità di innovazione che Dante mostra collocando Enrico VII nell'Empire. Allora, la domanda che questo libro pone è: chi poteva avere a Pisa l'autorità di fare qualcosa che è assolutamente un unicum? Presento nel volume un'ampia documentazione sulla base della letteratura internazionale, francese, in inglese e in tedesco, sui sepolcri degli imperatori. Non esiste nessun imperatore delle dinastie saliche, della dinastia Hohenstaufen e della dinastia Lussemburgo, come poi sarebbe stato Carlo IV, Carlo di Boemia, che ha avuto una sepoltura simile. Ci sono tanti e bei monumenti, ma l'abside del Duomo, posto più sacro, collocazione in asse, Cristo Pantocrator, allora, chi poteva avere la forza culturale di immaginare e imporre
contro tutte le convenzioni questo tipo di opera. Si potrebbe dire, forse l'artista, sorpresa, sorpresa, questa è un'altra bella sorpresa. Il monumento fu inaugurato probabilmente il 24 agosto 1300, 2 anni dopo esattamente la morte di Enrico VII, che era stato provvisoriamente sepolto, vedete qui l'immagine di un croce, è stato provvisoriamente sepolto nel Duomo di Pisa il 2 settembre 1313. Ora, attenzione alle date. Il 24 agosto si combatte, il 24 agosto si inaugura il monumento e pochi giorni dopo si combatte una grande battaglia guidata da Uccione della Fagiola, nella quale il 27 agosto, pochi giorni dopo, i fiorentini vengono sconfitti. Ma da un documento sappiamo che il grande artista Tino di Camaino, autore queste grandi statue, non fu presente all'inaugurazione perché fuggì da Pisa, essendosene guelfo, andò a combattere proprio nelle truppe guelfe, senese e fiorentine contro Guccione della Fagiola. Difficile che possa essere stato lui a immaginare questo tipo di monumento. Guccione della Fagiola, l'arcivescovo di Pisa, o Donna della Sala, certo, ci sono tante manifestazioni di uso simbolico delle immagini che il signore di Pisa, che prese in mano Pisa dopo la morte di Enrico VII, Guccione della Fagiola e l'arcivescovo Donna della Sala, avevano questa volontà politica di preservare la memoria di Enrico VII. Ma c'è molto da dubitare che potessero avere la forza di concepire un monumento così straordinario. E anche dei poeti importanti, c'è Nuccio Del Bene, Cino da Pistoia, legati a Dante, che erano nello stesso circolo e che scrivono in morte di Enrico VII delle composizioni, cioè non giungono a prospettare qualcosa di simile. In realtà ci sono un testo, Passo del Paradiso di Dante, e un monumento, quello smontato, ma di cui abbiamo buona documentazione, di Enrico VII, che convergono nel collocare Enrico VII in questo straordinario. Convergenza casuale. Su questo punto interrogativo, diciamo, il volume si interrompe e l'ipotesi che con mille cautele si avanza, e che in qualche modo Dante possa aver contribuito a ispirare questo mondo. Il fatto è che per un certo periodo, quando Enrico VII scende in Italia, abbiamo le lettere di Dante che documentano il suo attaccamento all'imperatore, e Dante attesta che lo incontrò di persona, che gli baciò la veste, che si inginocchiò davanti a lui. C'è una lettera bellissima, ma quando Dante è in Italia non abbiamo notizie sicure su dove. Quando Enrico VII è in Italia non abbiamo notizie sicure su dove fosse Dante. Diversi studiosi, penso a Marco Sant'Agata, ma anche Carpi, già altri studiosi precedenti, pensano che fosse proprio a Pisa, in particolare grande studioso che è stato l'editore anche della Monarchia o Monarchia di Dante, Diego Quaglioni, che insegna all'Università di Trento, pensano che Dante fosse integrato nella corte di Enrico VII a Pisa. Se questa ipotesi, che è ovviamente molto discussa, fosse confermata, sarebbe più forza l'idea che non solo col trattato sulla monarchia, ma con questi straordinari monumenti, Dante abbia voluto trasformare in un tema Esaei, in un possesso per sempre, il suo attaccamento. E tutto quello che avete sentito è riferito e riportato ampiamente in questo bel volume che l'autore ci ha presentato, che si intitola Dante e Pisa, Lingua, Arte e Storia, pubblicato da Pacini Editore e
realizzato da Fabrizio Franceschini, che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro gradito ospite, che io ringrazio tantissimo. Mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sui nostri canali YouTube, dove potete trovare, oltre a questo, tutte le nostre video presentazioni. Professore, grazie e a presto. Presto.